Io credo al luogo comune che se si vuole veramente una cosa la si ottiene, cioè quelle dichiarazioni lì che fanno un po' sorridere penso che abbiano un fondo di verità. Quindi se uno veramente diventa ossessivo e ottuso nel voler fare un film, secondo me alla fine ci riesce. Wear a scarf today! You don't wear a scarf for the tuxedo. I'm not going to wear a scarf with a tuxedo. Prima dicevamo che il grande cinema spesso è muto, qui c'è una canzone molto bella di Frankie Valli e qualche battuta, però è, è una sequenza tutta di primi piani, di sfumature, di sfottò. Dov'è la grandezza di Cimino di questo film, secondo te? Di questo film? Sì. Ah, questo film, infatti io non lo rivedo mai perché... è un film che ha un lavoro sulla rappresentazione del dolore così vera che appunto è un film molto doloroso, è un film quasi da non vedere. E subito dopo ci sarà un matrimonio che dura mezz'ora, una cosa completamente inusitata soprattutto nel cinema americano, e poi tutto il Vietnam, e sappiamo che da quell'esperienza una persona morirà, un'altra rimarrà paralizzata, pardon, e soltanto De Niro riesce a sopravvivere. Cosa ti piace invece del cinema di Cimino e poi chiudiamo qui? Di tutta quella generazione lì mi piacciono più altri registi, però Cimino è il regista più compiuto e più maturo, secondo me, rispetto ai suoi colleghi di quelle... Sempre, oppure all'inizio, questi primi due film formidabili, Il Cacciatore, Una Calibro 20, poi fece Il Cancelliere del Cielo, che secondo me ha delle cose bellissime, è certamente un film... Sì, no, non penso sia... È il più compiuto, quindi è il più bravo, anche se è alcune volte meno affascinante degli altri, ma proprio per questo è il regista, è il più vicino proprio alla rappresentazione di certi aspetti della vita che uno cerca di non pensarci, cerca di fuggire perché fanno male, quindi in questo senso è il più bravo di tutti. Va bene, è il momento di salutarci. Grazie. E dare il cambio del testimone. Invito Aurelio De Laurenti e Sassalino. Ringrazio Paolo Sorrentino. Faccio gli auguri per il film, che è bellissimo.